Il circo massimo illuminato da un tappeto immenso di candele, così il popolo degli oltre 70.000 giovani arrivati a Roma da tutta Italia per la bogiogna organizzata dalla CEI, la messa del 5 di ottobre, ha salutato Papa Francesco per un lungo incontro col pontefice e li ha invitati a impegnarsi per costruire un'unità più fraterna, ad evitare le pasticche perché addormentano il cuore, bruciano i neuroni, rovinano la vita. I sogni sono importanti, tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l'orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. I sogni dei giovani sono i più importanti di tutti. L'incontro col Papa ha dato il via alla lunga notte di Roma, tra il concerto del Circo Massimo e la notte bianca nelle chiese della cattedrale, con quel messaggio dei ragazzi. Riesce con parole semplici a entrare nei nostri cuori. Vabbè, ha parlato dell'unità, dell'amore, del fatto che dei sogni, dell'importanza di rischiare soprattutto per noi giovani. A ricordare che gli adulti devono essere adulti significativi, aiutare quindi i giovani nei sogni, aiutarli nelle scelte. Buonasera dal TG Lazio, è stato